si chiama Cooperativa Lavoratori Zanardi ed è la realtà che da un anno ha rilevato le tipografie Zanardi sull'orlo del baratro attraverso un procedimento di concordato fallimentare. Azienda in cui le vicende personali, come il suicidio di uno dei titolari, si sono incrociate con il dramma di decine di lavoratori. Oggi sono una trentina le persone impiegate nell'azienda, una società cooperativa per azioni, i cui primi 12 mesi di esercizio completo si chiudono in senso estremamente positivo, con persino un margine di utile. Siamo, diciamo, soddisfatti di quello che è successo quest'anno, nelle difficoltà della ripresa, ma siamo arrivati a chiudere l'anno con un fatturato decoroso, a 2,5 milioni, ma sostanzialmente raggiungendo l'equilibrio della gestione, cosa che non era evidente all'inizio quando abbiamo iniziato a lavorare. I prossimi passi contemplano l'acquisizione dei macchinari, per cui è già stata avanzata un'offerta, e far rientrare i debiti pregressi attraverso una non facile trattativa con alcuni istituti bancari colpevoli di anatocismo, ossia la produzione da parte delle banche di interessi da altri interessi resi produttivi, sebbene scaduti o non pagati, legati ad un determinato capitale. Si parlano di cifre attorno ai 3,5 milioni di euro di anatocismo praticato negli anni dell'attività precedente, che noi stiamo cercando di spingere il commissario nominato dal Tribunale a portare avanti una procedura volta a un concordato o una richiesta in solido del pagamento, della restituzione soprattutto di queste somme, per andare comunque a rimpinguare i mesi precedenti, i mesi comunque non pagati degli stipendi e anche del TFR dei lavoratori. Però il commissario sembra che non sia interessato a questo tipo di attività. Noi capiamo che i professionisti si consolidano comunque le cifre all'interno dell'azienda per i propri compensi professionali, ma dovrebbero avere anche un attimo di sensibilità per i debiti, cioè per gli stipendi impagati della vecchia gestione e anche del TFR di questi lavoratori. Questo è quello che chiediamo noi. Perciò avviare una procedura o di concordato con la banca o di un'azione di una lite comunque è volta a recuperare queste somme pagate in più. La vecchia Zanardi contava 105 dipendenti, adesso sono rimasti, si diceva, 30 soci della cooperativa che, con il loro entusiasmo, hanno consentito la ripresa, adeguandosi a ritmi di lavoro intensissimi, persino nel mese di agosto. Questa flessibilità ci ha consentito di recuperare abbastanza i vecchi clienti e devo dire che verso adesso, nell'ultima parte dell'anno, hanno ricominciato a venire anche i clienti importanti della Francia e quindi questo ci dà una prospettiva per il 2016 incoraggiante.